Poracci, bentornati o ben... Febbraio sarà un mese ricco di uscite per quanto riguarda Nintendo Switch. Tra produzioni AAA e indie dal sapore nostalgico, tutti i tipi di giocatori troveranno pane per i loro denti. E oggi andremo a mettere in ordine le release per essere sicuri di non lasciarci sfuggire niente. Vi aspetto nei commenti per sapere se questo mese acquisterete qualcosa o farete i poracci. E vi invito a entrare a far parte del gruppo Telegram delle offerte poracce se non volete perdervi i migliori sconti disponibili su Amazon. Inoltre è ufficialmente partito il torneo per decretare quale sia il migliore gioco GameCube, quindi se ancora non l'avete fatto, correte su Instagram e votate. Iniziamo! Neanche il tempo di salutare gennaio, che febbraio ci mette di fronte a un'uscita molto interessante. Blue Fire, previsto per il 4 di questo mese. Certo, un nome di cui non tutti si ricorderanno, ma sono qui apposta per rinfrescarvi la memoria. Il titolo infatti era stato svelato in apertura dell'Indie World dello scorso anno, suscitando la curiosità di molti appassionati. Si tratta infatti di un action platform in tre dimensioni che non fa nulla per nascondere le sue fonti di ispirazione. Il mondo abbandonato in decadimento di penombra rimanda palesemente ad Hollow Knight e all'esplorazione di Hollow Nest. Ma attenzione, perché Blue Fire si discosta parecchio dall'impostazione simil Metroidvania del gioco ad opera di Tim Cherry. In questo indie, infatti, sebbene siano presenti dei palesi rimandi all'impianto ludico di un Dark Souls, il combattimento non assume un ruolo centrale, bensì è l'esplorazione ad avere maggiore importanza. Il platforming è al cuore dell'esperienza di Blue Fire e le anteprime della stampa confermano le ottime sensazioni dettate dal primo trailer. Il sistema di controllo è così reattivo e preciso che sembra di essere tornati al parkour spettacolare di Prince of Persia, le sabbie del tempo. Insomma, nonostante un prezzo leggermente alto, 19,99 euro, Blue Fire sembra proporre una sfida interessante, soprattutto per gli amanti dei platform vecchio stampo. Il 12 febbraio è il turno di uno dei giochi più attesi dell'anno, ovvero Super Mario 3D World. Ne abbiamo già parlato a lungo su questo canale e so che molti di voi lo prenderanno a occhi chiusi, ma cerchiamo di riassumere brevemente cosa dobbiamo aspettarci da questo porting. Con 3D World gli utenti Switch avranno la possibilità di riscoprire un capolavoro del platform in 3D, passato un po' in sordina a causa delle scarse vendite di Wii U, la console che ne ha ospitato la prima versione. Anche chi ha giocato all'originale, però, avrà sicuramente diversi motivi per acquistare nuovamente il titolo. Proprie della versione Switch sono infatti il pieno supporto all'online fino a 4 giocatori, anche per la campagna principale, una nuova modalità foto e l'aggiunta di un'espansione completamente inedita, Bowser's Fury. Si tratta di un add-on che stravolge completamente le meccaniche di gioco, virando verso un open world che ricorda molto quello visto sul recente Mario Odyssey. La longevità dell'espansione si attesta intorno alle 6 ore per completarla al 100% ed è probabilmente una delle aggiunte più corpose mai viste all'interno di un porting da Wii U. E poi c'è Giga Mario Gatto, imperdibile. Dopo il successo di Age of Calamity, il genere dei Musou continua a contaminare dei brand molto popolari. Questa volta è il turno del celebre Persona, che vede in Strikers, in uscita il 23 febbraio, il sequel diretto delle avventure di Joker e dei Phantom Thieves viste in Persona 5. Ok, come mossa commerciale non ha un grande senso e dispiace vedere arrivare Strikers su una console dove l'avventura principale non è giocabile. Ma questo passa il convento, e chi non possiede una PS4 dovrà accontentarsi di Strikers, il Musou a tema Persona 5. Così come è accaduto per Hyrule Warriors, anche Strikers riprende a piene mani dal materiale della serie, non limitandosi solo alla narrativa e all'impostazione grafica. Sono molti infatti gli elementi del JRPG di Atlus ad essere stati mixati con la formula tipica dei Musou, tra tutti l'aggiunta di un menu dove selezionare le mosse dei Persona di Joker, che consentirà di fermare il tempo di gioco per pianificare al meglio la propria strategia d'attacco. Insomma, se siete fan sfegatati della serie Persona, questo è praticamente un acquisto obbligato, ma anche se semplicemente siete curiosi di avvicinarvi al mondo narrativo di Persona 5, senza dovervi imbarcare in un'avventura di centinaia e centinaia di ore, Strikers potrebbe fare al caso vostro. Alleggeriamo i toni, e di tanto, con la prossima uscita prevista sempre per il 23 febbraio,
Taxi Chaos. Questo indie, disponibile solo in versione digitale, è il seguito spirituale di Crazy Taxi, un nome che di sicuro attirerà l'attenzione di tutti i nostalgici dell'epoca d'oro degli arcade targati Sega. Proprio come il grande classico uscito in sala e poi convertito su Dreamcast, l'obiettivo in Taxi Chaos è quello di accumulare quanti più soldi possibili, trasportando con il proprio taxi i clienti verso una destinazione precisa. Il gioco si pone come un simulatore di guida dai toni marcatamente arcade, e la colorata città che ospiterà le nostre corse, una reimmaginazione di New York, non sarà altro che uno scenario dove dare il via a delle folli gare contro il tempo sfidando le leggi della fisica. Del gioco si è visto veramente poco, ma il trailer di presentazione sembra catturare appieno lo spirito dell'originale, eccezion fatta per la colonna sonora, che difficilmente riuscirà a eguagliare i fasti di Crazy Taxi. A proposito di illustri ritorni, il 25 sarà il turno del reboot di Ghost and Goblins, il side-scroller che perseguita gli incubi di tutti i giocatori over 30. Attenzione, perché Resurrection non è un semplice remake, ma una vera e propria reimmaginazione della serie. Le premesse sono quelle che hanno reso celebri le avventure di Sir Arthur. L'obiettivo del giocatore sarà quello di farsi strada in una serie di livelli a scorrimento orizzontale infestati da nemici non morti. A differenza dell'originale e dei suoi seguiti, di cui Resurrection è una sorta di remix, il gioco introdurrà diversi aggiornamenti per risultare appetibile anche ad un pubblico più giovane, oltre che agli hardcore gamer di vecchia data. Tra tutti spicca la possibilità di scegliere tra 4 livelli di difficoltà, un'opzione che avrebbe fatto la felicità di molti giocatori dell'epoca. Tornano tutti i capisaldi della serie, tra cui la presenza di versioni alternative dei livelli, qui presenti sotto forma di World of Shadows. A non convincere è solo l'art style. Il motore di gioco, basato su una variante dell'ottimo Ray Engine, purtroppo non riesce a ricreare quel feeling inimitabile della pixel art dell'era 8 e 16 bit, perdendo un po' di fascino in questo reboot. E chiudiamo con un'altra attesissima esclusiva per Switch, ovvero Bravely Default 2, in uscita il 26 febbraio. La serie di Bravely Default ha guadagnato una schiera di appassionati di tutto rispetto con le sue due apparizioni su Nintendo 3DS, e ora è pronta a tornare con un capitolo tutto nuovo. I novizi della serie non avranno nulla da temere, perché Bravely Default 2 proporrà un arco narrativo completamente slegato da quanto visto in precedenza, rappresentando a tutti gli effetti un ottimo punto d'inizio per chi si approccia a questo universo narrativo per la prima volta. Ci troviamo di fronte a un JRPG a turni dall'impostazione estremamente classica, che nella grafica sembra una via di mezzo tra l'art style The Bravely Default e l'ottimo Octopath Traveler uscito sempre in esclusiva su Switch. Proprio come l'altro titolo pubblicato da Square Enix, anche per Bravely Default 2 gli sviluppatori hanno deciso di ottimizzare il gioco partendo dal feedback degli utenti attraverso l'uscita di due demo. E proprio dalla final demo vi consiglierei di partire per capire da subito se un JRPG così classico possa interessarvi o meno. Per me la Switch è la console perfetta per questo tipo di giochi, e credo che ormai non riuscirei ad addentrarmi in un'avventura del genere se non sulla console ibrida. E questi poracci erano i migliori giochi in uscita su Nintendo Switch per febbraio 2021. C'è parecchia carne al fuoco e vi aspetto nei commenti per sapere se comprerete qualcosa, se state aspettando altro oppure se farete poracci fino in fondo. Se questo genere di video vi piace, mi raccomando, fatemelo sapere con un like e ricordatevi di seguirmi su tutti i social o di supportare il canale con un caffè virtuale su Ko-fi. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Switch, Michele Febbraio, ciao!